Signori, ho venduto la High Bike elettrica del 2015, uno dei primissimi modelli di mountain bike elettrica usciti sul mercato, voluta fortemente da mia moglie, ma che ha dato tantissime gioie anche al sottoscritto. Appena pubblicato l'inserzione di vendita, non scherzo, l'ho venduta dopo 15 minuti. Quindi i casi sono due: o ho cannato completamente il prezzo di vendita, tenendolo troppo basso, o la richiesta di queste bici è veramente molto alta. Fatto sta che ora siamo alla ricerca di una nuova mountain bike elettrica e, a dir la verità, al 99% ho già addocchiato la piccola, che a breve entrerà a far parte della nostra famiglia. Alla moglie sembra piacere molto, perché il colore è quello che le piace. Di tutte le altre specifiche non ci capisce una mazza, l'importante è che ci abbia un bel colore. Visto invece che a me del colore importa relativamente, ho concentrato tutta la mia attenzione su qualcosa di nuovo, di diverso e che soprattutto mi apra nuove prospettive. Quindi, nelle prossime settimane vedrò, o vedremo, di definire meglio il tutto. Non chiedetemi quello che prenderò perché sarà una sorpresa, l'acquisto lo farò fra 2-3 settimane, quindi la scelta la svelerò in qualche video di aprile. Fatto sta che per capire meglio le specifiche della bici a cui sto puntando ho dovuto studiare diversi motori elettrici attualmente sul mercato, cercando di capirne le diversità. Per questo motivo, con il seguente video, metterò a confronto i quattro colossi che al momento dominano il mercato. Vi ricordo che l'iscrizione a questo canale non vi costa nulla. Cliccando sul bottone della campanella a fianco avrete il vantaggio di ricevere delle notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Al momento non si può dire che un motore sia nettamente superiore ad un altro. Diciamo però che i due giganti del settore sono Bosch e Shimano, che si prendono una gran fetta di mercato, e poco sotto, a seguire, troviamo la tedesca Brosi e Yamaha. Lo Steps E8000 di Shimano viene utilizzato da BMC, Focus, Merida, Mondraker, Scott e Torpado. Il modello Performance Line CX di Bosch viene invece montato su Trek, Cannondale, Bianchi, High Bike, KTM e Centurion. Brosi viene montato su BH, Specialized e Bulls. Il PVX di Yamaha lo troviamo sulle High Bike e le Giant. Ed ecco qui la tabellina riepilogativa con tutte le caratteristiche a confronto dei quattro motori. Tutti i modelli hanno una potenza massima di 250 watt. A livello di capacità di batteria, Shimano arriva a 504 watt-ora, Brosi da 400 a 770, Bosch da 300 a 500 e Yamaha arriva fino a 500. Per quanto riguarda la coppia, il Brosi vince con 90 Newton al metro, seguito da Yamaha con 80, il Bosch arriva a 75 e lo Shimano con 70. Solo Shimano e Brosi presentano un'app di configurazione del motore scaricabile gratuitamente. Per quanto riguarda i diversi livelli di supporto alla pedalata, Yamaha ne offre ben 5, Bosch e Brosi 4, mentre Shimano 3. Tutti e quattro i motori hanno la funzionalità Walk Assist. I tempi di ricarica sono di 4 ore e mezza per il Bosch e lo Yamaha, di 5 ore per lo Shimano, mentre per il Brose non è dichiarato. Il motore più leggero è quello dello Shimano con 2.8 kg, seguito dallo Yamaha con 3.1 kg, il Brose con 3.4 kg e per finire il Bosch è quello che pesa di più con 4 kg. Il fattore Q. Per chi non lo sapesse, il fattore Q è la distanza tra le facce esterne delle pedivelle nel punto in cui si avvitano i pedali. Minore è la distanza e maggiore è la resa in pedalata, perché le gambe risultano più vicine alla loro angolazione naturale. Vince Yamaha con 168 mm, seguito da Shimano a 175, il Bosch arriva a 180 mm ed il Brose arriva a 190 mm. La rivista tedesca E-Mountain Bike, in un numero di alcuni mesi fa, ha messo sul banco di prova questi diversi motori, testandone a fondo le funzionalità. I test hanno messo a confronto 10 diversi fattori. La ripartenza in salita, dove sono stati testati due criteri, il tempo di reazione del motore, che deve attivarsi immediatamente all'inizio della pedalata, e l'elasticità dell'erogazione della potenza. Vince Bosch con il massimo dei voti, seguito da Yamaha e Shimano con 5 stelle e per ultimo il Brose con 4 stelle. La potenza. Il test si è basato nel rilevare la potenza massima, specialmente con cadenze basse.
Bosch e Yamaha hanno ottenuto 5 stelle, mentre Shimano e Brose 4. Il consumo della batteria. Tutti i test sono stati effettuati sul banco di prova con uguali criteri e con bici diverse. Ancora una volta Bosch ottiene un punteggio pieno con ben 6 stelle, seguito dal PVX di Yamaha con 5, mentre Brose e Shimano ne ottengono 4. Minor resistenza alla pedalata, nel caso in cui dovesse finire la batteria o si dovesse pedalare ad una velocità superiore a 25 km orari. Shimano e Brose hanno minor resistenza e si aggiudicano 5 stelle, seguiti da Yamaha con 4 e Bosch con solo 2 stelle. Rallentamento. Si intende il rallentamento del motore non appena si smette di pedalare. I motori che staccano nel minor tempo possibile ottengono il punteggio più alto per una questione di sicurezza. Troviamo quindi ancora una volta Bosch a punteggio pieno, seguito da Shimano e Brose con 5 stelle e Yamaha con 4. Con l'elasticità sono stati valutati due criteri, il primo riguardante la spinta del motore con frequenze differenti di pedalata, il secondo su come reagisce il motore a diversi input di potenza. Bosch primeggia con 5 stelle, mentre tutti gli altri ne prendono 4. L'ergonomia della console, soprattutto in base alla funzionalità Walk Assist, in quanto sembra che alcune console non agevolino molto la pressione di questo pulsante. Shimano primeggia con 6 stelle, Bosch ne prende 5, mentre gli altri 2 4. Spegnimento motore al superamento di 25 km orari. Alcuni motori si disattivano in modo molto dolce, altri invece un po' meno. Shimano e Yamaha ottengono 6 stelle, Brose 5 e Bosch 4. Rumorosità. Per alcuni potrebbe essere una delle priorità per la scelta del motore. Un motore silenzioso può essere un fattore di valutazione piuttosto importante. Brose risulta essere il più silenzioso, seguito da Shimano con 4 stelle, mentre Bosch e Yamaha se ne aggiudicano 3. E per finire il comfort del display e della console. Il display deve fornire indicazioni chiare e intuitive, mentre i tasti della console dovrebbero essere accessibili anche senza guardare. Con l'eccezione dello Steps e 8000 di Shimano che ottiene 4 stelle, tutti gli altri ottengono 5 stelle. La tabella di confronto è scaricabile dal mio sito internet www.mountainbikingtube nella sezione PDF. E il risultato finale vede vincitore, signore e signori, lo Shimano Steps e 8000 ed il Bosch Performance GX a pari merito con il punteggio di 47 stelle. In seconda posizione, subito poco dietro con 45 stelle, troviamo gli altri due motori anch'essi a pari merito. E con questo è tutto. Oltre a questi 4 motori, il mercato ne offre altri come il nuovo Flyon introdotto da iBike, il PowerPlay di Rocky Mountain, il Panasonic, l'HPR 120 di TQ ed il minuscolo Fazua, fino ad ora utilizzato solo su bici da strada, ma che Eurobike 2018 è stato presentato sulla nuova Lapierre Zesty modello 2019. Sicuramente nei prossimi anni vedremo ulteriori innovazioni orientate alla riduzione delle dimensioni dei motori e all'aumento delle prestazioni e della resa delle batterie. Per esempio a breve Brose introdurrà sul mercato il modello S-Mag, che sarà più piccolo e più prestazionale. E con questo è veramente tutto. Mi piacerebbe sapere, nel caso vorreste comprare una e-mountain bike, su quale modello puntereste e con quale motorizzazione. Quindi sentitevi liberi di commentare qui sotto le vostre preferenze. Voglio proprio vedere in quanti indicheranno il modello a cui sto puntando io. Una cosa ve la posso dire, non è la Levo e non è una Specialized. Ciao e alla prossima!